Raid notturno, l'altra nota, ai danni delle auto in sosta in via Ponte Vecchio, dove diversi finestrini sono stati mandati in frantumi per rubare all'interno dei veicoli oggetti di diverso tipo dimenticati sui sedili. La mattina successiva è avvenuta la mala scoperta da parte dei residenti dell'isolato, alcuni dei quali già nelle settimane scorse avevano subito altri piccoli furti di lieve entità. Molto spesso, infatti, gli oggetti recuperati dai topi d'auto non sono altro che vestiti, scarpe o borse. Raramente, per fortuna, vengono lasciati incustoditi in auto portafogli o oggetti di valore superiore, ma proprio per questo motivo la rabbia è forse maggiore, perché per una refurtiva di cospicua entità vengono arrecati danni ben maggiori, spesso anche solo per una maglia o un giubbotto lasciati sbadatamente dentro l'auto. Continuano quindi gli episodi di microcriminalità sul territorio faentino, orientati ultimamente a colpire le aree più lontane dal centro storico, in zone scarsamente frequentate di notte durante i giorni feriali, quando per i ladri è altamente improbabile imbattersi in passanti che potrebbero lanciare l'allarme.